that, of course, the subject is one of the best subjects for Italy and for the UK too, of course. For us, Expo 2015 is very important to push us and to push local country to try to reach very important achievements, goals, growth, jobs. Well, we're halfway through this 21st edition of Pontignano, and it has been a really tremendous day and a half. The highlight, of course, is the great opportunity we have in having Enrico Letta as our co-chair, and we're really grateful to him for committing the time when he's so busy to the Pontignano family. The debate that we've had around the future of European welfare democracy has sparked a lot of interest and some controversy. And I really do hope that at the end of tomorrow, we will have distilled some ideas, some innovative thinking, and really shown once again that Pontignano can bring together British and Italian politicians, academics, businessmen, journalists in a really fruitful bilateral discourse. So, Francesco, we've been talking quite a bit over the last few days about, obviously, democracy in particular, the rise in populism and declining trust in governments and institutions. How do you propose to fix democracy? Well, actually, Silvio, we came with a couple of very specific proposals. And well, first of all, we thought that the question of democracy is, first of all, a question of having a demos. So the two proposals that we have is, number one, at European level, we should encourage the formation of some European demos by making Erasmus compulsory for everybody and using probably common agricultural policy funds to fund the compulsory Erasmus. But also at national level, we have a problem of demos, national demos. And what probably we should have a compulsory civil service to make people to really feel like a community. Ciao, Pontignano. I'm delighted to be with all of you, Italian and Brits, to talk about how are we going to change a welfare state. And the answer is simple: social innovation. It means that we need to rely on the innovation that is led by our citizens to turn costs and societal challenges into opportunities for growth and to give back to people agency. Thank you. Parlare di educazione riferita ai ragazzi significa oggi parlare di educazione rispetto a persone che non riescono a vedere il proprio futuro. Il primo punto di partenza è restituire fiducia ai ragazzi e cercare di farlo a partire dalle scuole elementari. Scuole elementari, scuole medie, liceo, università. L'unico strumento che forse abbiamo a disposizione è l'elemento più prossimo allora, è la città. E la città in questo deve mostrarsi intelligente nel saper offrire a questi giovani un futuro e saperli affiancare a ragazzi che vengono da altre esperienze, che nel tempo possono provenire anche dall'estero e che quindi possono condividere conoscenze. La creazione di conoscenza, la condivisione di conoscenza, il trasferimento di conoscenza forse sono le ultime possibilità che rimangono al territorio e ai ragazzi che ci abitano
per crescere e per sviluppare capacità di autoproduzione, per diventare un po' più artefici del proprio destino. In questo le città possono mostrarsi molto più intelligenti di quanto abbiano fatto finora, possono favorire processi di densità urbana in cui anche lo scambio di poche battute all'interno di un corridoio può significare condividere conoscenza che può dar vita a impresa, può generare lavoro, può innovare, può portare a quel balzo in avanti che la città, le regioni, il paese ancora attende. Anche la 21ª edizione della Pontignano Conference è stata onorata dalla presenza di importanti esponenti del mondo imprenditoriale, sociale, politico, sia dell'Italia che della Gran Bretagna. Abbiamo avuto l'onore di avere il primo ministro Enrico Letta, che ha ricordato l'importanza dei rapporti fra Gran Bretagna e Italia. C'è un legame molto forte, di cui è proprio un esempio la nostra conferenza, la Pontignano Conference, che è una delle forme del dialogo fra Italia e Gran Bretagna. Come sappiamo, questa conferenza si è svolta sui temi del welfare, un tema che è particolarmente importante in questi giorni, anche per quello che è successo nelle acque di Lampedusa, e anche in questa conferenza si è dimostrato che per riuscire a venire fuori da questi problemi che ci stanno attanagliando, certamente l'Europa, la forza dell'Europa, l'idea di un'Europa ancora più coesa è l'unica strada per andare avanti e per superare le questioni.